Benvenuti alla seconda puntata della storia illustrata della musica. Il Rinascimento fu così chiamato intorno alla metà dell'Ottocento perché fu un periodo di grande cambiamento in tutti i campi, artistici, scientifici e anche urbanistici. Una rinascita monumentale che tuttora dà identità ai nostri luoghi di appartenenza. Così come il Medioevo ci ha regalato il nome delle note musicali, il Rinascimento ci ha dato un'invenzione straordinaria, la stampa musicale. Fu Johann Gutenberg ad inventare il rivoluzionario sistema di stampa a caratteri mobili. La stampa musicale ebbe origine con l'adattamento della stampa di Gutenberg da parte di Ottaviano Petrucci. Poi, in Francia, Pierre Attignon perfezionò il sistema di Petrucci, rendendo più facile ed economica la produzione di spartiti e metodi di insegnamento, agevolando quindi una incredibile diffusione della musica. Vorrei sottolineare il contributo di Vincenzo Galilei, con la pubblicazione nel 1568 del suo Fronimo, che era un metodo per imparare a suonare il liuto. Nasce così la nuova figura del maestro di musica. Ora suonerò tre danze del compositore Pierre Attignon in duo con Francesco Durbano. Thank you.
Adesso suonerò un tema con variazioni. Si tratta di una forma musicale che consiste nel variare la melodia senza modificare lo schema armonico. In Spagna si chiamavano diferencias. Ora sentirete quattro diferencias su una canzone molto popolare all'epoca, Guardami las vacas, cioè Guardami le vacche. Penso che non sia proprio una canzone d'amore. Il prossimo brano che suonerò è una fantasia di Alonso de Mudarra, che era un compositore e suonatore di vihuela nato a Siviglia, Spagna. Ci sono due innovazioni apportate da Alonso, una che è stato il primo compositore di cui ci siano pervenute musiche scritte per la chitarra e un'altra che ha inserito nelle sue composizioni l'indicazione di tempo, cioè lento, medio o veloce. Questa fantasia 10 ha un lungo sottotitolo. Dice: Fantasia che contrahace la arpa alla maniera di Ludovico. Sembra che Ludovico sbagliasse nota e che sorprendentemente questo errore piacesse molto a Mudarra. Questa dissonanza la sentirete verso la fine del brano. È un effetto strano che oggi forse non disturba, ma a quell'epoca...
Ora facciamo un salto in Inghilterra per parlare di Robert Johnson, di cui suonerò Le Rossignol in duo di chitarre con Simone Venella. L'aspetto interessante del signor Johnson è un curriculum d'eccezione. Fu liutista reale di Giacomo I d'Inghilterra. In seguito, liutista del principe Enrico Federico Stuart. E poi passò al servizio della corte di Carlo I d'Inghilterra. Ma il vero motivo della fama di Johnson è dovuta al fatto che compose le musiche di scena originali per alcune opere teatrali di William Shakespeare. L'ultimo brano che suonerò, con la gentile collaborazione di Aida Albert, è Greensleeves, una famosissima melodia folk di tradizione inglese. Stiamo parlando di una canzone tramandata nei secoli per tradizione orale, come tutti i canti popolari. Arrivederci e alla prossima puntata. Greensleeves was my heart.